nato inizialmente come un puro portale di free publishing. Quindi che cosa succede? Chiunque può pubblicare liberamente e gratuitamente al 100% la propria opera. Poi cosa è successo? Quindi tu cosa fai? Pubblichi il tuo portale o pubblichi il tuo libro, pubblichi in formato PDF e noi lo convertiamo per tutti i dispositivi. Quindi per Kindle e per in formato EPUB e per tutti gli altri dispositivi. Fatto questo c'è anche la possibilità, proprio come tu vedi, cioè noi ci siamo già pure definito la YouTube dei libri, perché? Perché chiunque può leggere liberamente anche online, oltre a scaricare, chiunque può pubblicare, può commentare il libro. Nel tempo, grazie al nostro meccanismo di engagement, diciamo, di community, gli editori hanno iniziato ad affacciarsi e quindi hanno iniziato a scoprire nuovi scrittori, nuove realtà e hanno iniziato a proporre pubblicare in cartaceo. Questo quindi pian piano si sono affacciati sempre di più. Ad esempio abbiamo uno scrittore che, per farti capire la credibilità che ha il portale, che si chiama Nicky Persico, che lui ha riscoperto la voglia di scrivere proprio grazie a Mitail, infatti ne parlerà anche stasera all'evento delle 21, e che ancora adesso è un nome affermato e continua a pubblicare su Mitail pur essendo uno scrittore di Baldini e Cassoldi. Stiamo creando dicendo: guarda, noi ti riusciamo a far capire chi è uno scrittore che può funzionare e quindi possiamo aiutare l'editoria ad avere delle nuove realtà. Questo fondamentalmente è quello che facciamo, quindi quella paura che hanno tanti scrittori: io non pubblico online perché ho paura che mi rubano il libro. No, oggi tu scrittore devi pubblicare online, perché proprio grazie a questo puoi essere scoperto dall'editore. Non è... E se tu lo tieni chiuso nel cassetto, lo provi a mandare all'editore, così ne arrivano milioni. Noi diamo un canale privilegiato per raggiungere l'editore. Mitail è nato come concettualmente è nato a fine 2010 con un blog, ma era un blog di lancio. Poi dopo, a inizi del 2011, è nato il portale. Da là sono nati tanti altri portali che vedi ancora adesso online, che sono tante nuove startup, hanno capito questo concetto e noi siamo contenti perché hanno preso questo concetto e lo stanno costruendo online e stanno dando tante piccole realtà che portano questa concettualità del free publishing. No, il self, diciamo. E attualmente quanti, diciamo, autori e quanti racconti ci sono? Allora, numeri del sito, escludendo le visite, escludendo chi è registrato ma non è scrittore, perché come scrittore, cioè che quindi ha pubblicato, perché ci sono anche persone che si registrano senza essere scrittori, e siamo precedenti a 281 ad oggi, che sono gli scrittori pubblicati, e sono 1288 le pubblicazioni, per dare due numeri precisi sul momento. Però i dati sono in costante crescita perché gli scrittori continuano a pubblicare ogni giorno, abbiamo delle nuove pubblicazioni e ne arrivano nuovi scrittori. Grazie. Niente.